Amici sportivi appassionati di basket, buonasera, ben ritrovati qui su C-Silver Sicilia Live, altro appuntamento con il campionato di Serie C Silver Siciliano. Siamo giunti alla terza giornata e dunque anche andiamo in concomitanza con questo approfondimento, che è l'approfondimento ufficiale del campionato di C-Silver Siciliano. Appunto, siamo giunti alla terza puntata. Abbiamo tante cose da farvi vedere questa sera, come al solito, tutti i match con il racconto e poi le migliori giocate, le parole dei protagonisti. Insomma, restate con noi per i prossimi 60 minuti circa e soprattutto partecipate attivamente, commentate, condividete questa diretta. Vogliamo sapere anche le vostre opinioni, sia da tifosi sia anche da semplici appassionati di questo sport che chiaramente tutti quanti amiamo e del campionato. Io passo subito a presentarvi gli ospiti di stasera. Con noi ci viene a trovare nuovamente, che è stato con noi nella prima puntata, ma davvero per brevissimo tempo, il coach dell'Andina Lab, Enzo Brignone. Buonasera, coach. Ciao, buonasera a tutti. Il general manager di Castania Basket, Franco Di Dio. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Torna a trovarci anche lui in un ritorno, il coach degli Svincolati Milazzo, Gigi Maganza. Buonasera a tutti. Buonasera, coach, e abbiamo il piacere di avere questa sera il capitano, dunque il primo giocatore fondamentalmente di questa avventura di C-Silver Sicilia Live, il capitano di Sport Club Gravina, Gianluca Barbero. Benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a tutti voi e grazie ancora mille per aver accettato il nostro invito. Terza giornata, dunque, tante partite, insomma, le quattro partite che abbiamo visto in questo weekend, un weekend tra l'altro diviso un pochettino, no? Strigliato da venerdì, si è giocato venerdì, sabato e poi due partite ieri. E abbiamo visto dei match comunque, alcuni anche molto, molto incerti, sino a praticamente gli ultimi possessi. Si sta già cominciando a vedere qualcosina. Prima di sentire direttamente dalle voci, appunto, vie voci, i protagonisti che abbiamo questa sera, io andrei con fare un pochettino d'ordine e andare a vedere insieme risultati e classifica di questo terzo turno. Quindi li vediamo insieme con la nostra grafica. Giocata venerdì, Orlandina Lab, Fortitudo Messina 80-95, poi sabato Castanea, Giasmeri, Messina, Cocuzzo 75-80, Svincolati Milazzo, Cuscatania 87-83 e poi Sport Club Gravina, Golden Gold Messina 5-9-6-5. Riposava Melfas Gela Basket per una classifica che ancora deve dire tantissimo, però si comincia anche un pochettino a delineare con le due capoliste sin qui, Fortitudo Messina e Giasmeri Messina a punteggio pieno, quindi 6 punti in 3 partite, segue Cuscatania a 4, poi il gruppone A2 composto da Gela, Castanea e Svincolati, con però Castanea e Gela, ricordiamo che hanno una partita in meno, e poi chiudono la classifica, ancora sempre 2 punti, la Golden Gold Messina, con sempre 2 partite giocate, poi a 3, ma ancora 0 punti, Gravina e Orlandina Lab. Questo quindi il responso di questa giornata. Io comincerei subito andando con il primo match, proprio in ordine cronologico, a cui abbiamo assistito, ossia appunto quello di venerdì. Vedo un sorriso da parte di Coach Brignone, probabilmente un sorriso amaro. Scopriamo perché, No, vediamo il meglio. No, scherzo, ovviamente. Tra Orlandina Lab e Fortitudo Messina. È lo splendido scenario del Palamangano di Santa Agata Militello ad ospitare l'anticipo del venerdì della terza giornata di C-Silver 2021 tra un'affamata Orlandina Lab e la Fortitudo Messina, sin qui perfetta in questo suo inizio di stagione. Paladini orfani del Mattatore Triassi, guidati in cabina di regia da Ellis, mentre Coach Cavalieri, dal canto suo, deve ancora fare a meno degli infortunati Lanza e Squillaci e con Nicoci acciaccato e recuperato all'ultimo minuto per un problema alla schiena. Ritmi alti in avvio con la Fortitudo che costruisce il proprio match sulla maggior
maggior fisicità sotto le plance, ma con i padroni di casa che riescono a rimanere a contatto grazie ai canestri di Klemiskas, con il punteggio che al quinto recita 11-13 per gli ospiti. I ragazzi di Coach Cavalieri escono bene dal timeout e piazzano un parziale di 12-4 che li porta al massimo vantaggio del 15-25. Nel finale di quarto i paladini provano a rialzare la testa e ridurre lo svantaggio ricucendolo solo fino al 20-27. All'inizio del secondo parziale sono le difese ad avere la meglio, con i ragazzi di Coach Cavalieri praticamente chirurgici dall'arco grazie soprattutto ad un incipit in stato di grazia che chiuderà il match con un impressionante 8 su 9 da 3 e 29 punti complessivi in 27 minuti di gioco. Il parziale di 19-7 della Fortitudo sarebbe un duro colpo da assorbire per tutti, ma non per i ragazzi di Coach Brignone, che ancora una volta hanno il merito di non mollare andando al riposo sotto 39-49. Il terzo periodo è ancora appannaggio dei fortitudini, che con un parziale di 18-7 scappano nuovamente via fino al più 19. L'ennesima risposta dei paladini non arriva contenuta dal mismatch fisico, specie nei due pitturati, con il punteggio che al trentesimo vede i messinesi saldamente in controllo sul 57-75. La differenza di rotazione penalizza ulteriormente l'Orlandina, che nei 10 minuti finali migliora leggermente le cose in attacco senza però riuscire a contenere gli avversari, ma solo a limitare il passivo, con un 8-0 finale di parziale, quando però Coach Cavalieri aveva già messo a riposo le sue principali bocche di fuoco. 80-95 il finale, che vede il nazionale giovanile inglese classe 2003 Quinn Ellis miglior realizzatore del match con 34 punti, seguito dal solito Incitti tra le fila della Fortitudo, che può gioire anche per i 17 di Fatallà e i 14 di Dinexa. Questo dunque quanto accaduto tra Orlandina Lab e Fortitudo Messina, come detto 80-95. Coach Brignone, raccontaci un po' di questa partita, per chi diciamo non è attento, non guarda solo menti tabellini, potrebbe dire mancava Triassi, visto quanto aveva fatto vedere nelle precedenti partite. In realtà Orlandina Lab, lo sappiamo, è un collettivo che settimanalmente si ritrova, no? Allora, intanto vorrei chiarirti che sorridevo perché chiaramente in ordine cronologico saremo, almeno le partite casalinghe, sempre i primi, perché sì, noi abbiamo scelto di giocare il venerdì. E allora colgo l'occasione, siccome ho ricevuto diverse domande sul perché, colgo l'occasione per chiarirlo una volta per tutte, così. Sembra io posso immaginarlo. La finalità non è quella di avere nessun tipo di vantaggio, ma... il motivo è che siccome noi crediamo che stiamo facendo una cosa coraggiosa a giocare questo campionato, e tra l'altro essendoci 9 squadre al posto di 16, il livello del campionato è pure di buon livello, cioè secondo me stiamo proponendo un bel prodotto, seguito anche da questa trasmissione che ho seguito anche se non sono stato presente, e mi sembra pure un bel format. E allora, al fine di dare la maggiore visibilità possibile ai ragazzi che giocano, indipendentemente dal fatto se saranno impegnati con la prima squadra oppure no, non è questo il fine. Il fine è quello di dare la maggiore visibilità ai nostri ragazzi, alle partite e alla Serie C, perché riteniamo che giocare la domenica, quando in Sicilia ci sono, oltre all'Orlandina, Trapani, Torrenova, Ragusa, Green Basket, insomma, mi sembra che già ci sono abbastanza squadre da seguire, mi sembra che perdiamo appeal, no? Certo. Quindi questo è il motivo. In merito alla partita, secondo me abbiamo avuto come un buonissimo atteggiamento, dall'inizio alla fine, anche quando siamo andati sotto di 20 abbiamo... provato a lottare, e com'è nello spirito di questi ragazzi, non pensano mai a chi c'è, a chi non c'è, se manca qualcuno è un'occasione per qualcun altro, più minuti, la possibilità di dimostrare di essere all'altezza, di mettersi alla prova, e questo è lo spirito che ci deve accompagnare soprattutto, ripeto, quest'anno. E comunque va detto che a giro un po' stanno tutti quanti i tuoi giocatori emergono, perché prima, come dicevamo, Triassi, adesso Ellis, che comunque ha fatto 34 punti. Sì. Ecco, chiaramente un allenatore ama sempre parlare del collettivo, però anche il discorso individuale penso sia qualcosa che... Certo, sono d'accordo. Chiaramente noi disponiamo di alcune individualità fuori categoria, è normale. Devo dirti che chiaramente per loro...
è una grande occasione questa di giocare un campionato senior e mettersi alla prova, perché anche questi in particolare, i ragazzi che hai nominato, sono quelli che durante la settimana si misurano con i giocatori della prima squadra, no? Certo. Però poi magari in prima squadra non hanno l'occasione, o per formazione come nel caso di Ellis che sarà disponibile l'anno prossimo da italiano, o come nel caso di Alberto che oggi ancora non è Triassi, non è ancora pronto, maturo, di mettersi, diciamo, in mostra pure nella prima squadra, per cui per loro sono belle occasioni. Certo, i numeri in questo momento dicono che hanno fatto 30 tutte le volte che sono scesi in campo, ma devo dirti che ho visto la partita, l'ho rivista, intendevo, ovviamente l'ho vista perché ero al palazzetto, l'ho rivista e devo dirti che comunque sono stati punti che sono venuti fuori dal gioco, perché ho comunque tentato di coinvolgere quasi tutte le volte possibili i loro compagni, non c'è nessun tipo di egoismo tra di loro o di invidia da parte degli altri, loro fanno il loro lavoro, sono molto contento. Non sta mai bene, Galateo vuole parlare di chi è assente, ma non è che siano assenti, perché giusto, noi facciamo, come sapete, rotazione, chi gioca in casa è ospite nostro. Volevo un attimo coinvolgere anche coach Maganza su questa Fortitudo Messina, che si trova a punteggio pieno e che lui ha anche affrontato 7 giorni fa, magari parlando anche con te, coach Brignone. Quali sono le caratteristiche in questo momento che fanno della Fortitudo Messina una squadra comunque difficile da affrontare? Prima coach Maganza e magari coach Brignone ci può dire se ha ritrovato queste cose anche in campo venerdì. Allora, quello che ho notato io, la grande fisicità e atletismo di questi ragazzi, che in questo momento sono secondo me la squadra più in forma di tutte le squadre che finora ho incontrato e visto nelle varie dirette. Corrono tutti, fanno tante rotazioni, è la squadra al momento più in forma, e chiaramente sbagliano poco perché sono in forma fisicamente. Poi mi viene a dire anche coach Brignone, quando c'è un Incitti che fa 8 su 9 da 3 è un pochettino complicato. Allora, devo dirti che noi sapevamo che Incitti, lo conoscevo già l'anno scorso, che ha una bella mano da fuori, e devo dirti che secondo me uno dei loro punti di forza è proprio la capacità, cioè il talento nel tiro da fuori, perché comunque oltre lui hanno anche altri giocatori, anche Aiden fa da là, ha fatto canestro da fuori, poi hanno un riferimento interno, insomma una bella presenza. Si fa notare, no? Sì, certo. Quindi insomma sono bravi, perché giustamente bisogna stare attenti dentro, bisogna stare attenti sul perimetro. Sono una squadra secondo me che ha punti, contro noi hanno fatto un'ottima partita, e devo fare i complimenti anche a Claudio, che insomma si sta dimostrando che è un buonissimo allenatore. Insomma, questo sicuramente farà piacere, indubbiamente, quando si parla bene delle altre squadre. È un po' anche il senso di questo programma, ossia cercare di avere un punto di incontro tra allenatori, tra società che sì, sono avversari, ma come abbiamo detto, in questo campionato di Serie C 2021, perché sarà compreso da qui a giugno praticamente, stiamo proponendo appunto le squadre che stanno partecipando. Arrivano i primi messaggi, vi invitiamo sempre a commentare e scrivere. Andrea Magri: l'Orlandina ha sempre espresso dei buoni giocatori, un progetto interessante che andrebbe seguito. Fortitudo Messina sinora la squadra più continua, questa è la sua opinione. Riguardo appunto a continuità, l'abbiamo vista anche dalla classifica, in questo momento secondo me direttore di Dio, si può dire ancora poco sugli equilibri di un campionato che, dobbiamo ricordarlo ogni settimana, è doveroso, ma dobbiamo farlo, comunque è partito un mese fa con la preparazione praticamente repentina, tipo pit stop di Formula 1, e con le società e con le squadre che stanno piano piano, no, trovando la forma migliore. Assolutamente sì, proprio per questo ci sono squadre che sono più avanti e ci sono squadre che ancora devono recuperare parecchio, sia nella condizione atletica, che è quella più evidente, ma anche nell'assemblare proprio le squadre. E nel caso nostro, ad esempio, abbiamo avuto un cambio totale nei rinforzi da fuori, che si è verificato proprio quasi negli ultimi giorni, per cui paghiamo anche questo. È evidente che ci sono squadre
molto più avanti, oltre che nella preparazione atletica, nella condizione in campo, giocano e rodano molto meglio perché i giocatori comunicano già da tempo, sono messi in campo, allenati, eccetera, eccetera. È chiaro che questi equilibri magari si assottiglieranno sempre di più, e lo speriamo anche noi, anche perché dico, come potenziale ce n'è parecchio. Il campionato è bello, ci auguriamo che non ci siano problematiche, e chiaramente dobbiamo sempre fare riferimento al problema principale di tutti, che è questo maledetto Covid, e che andando avanti sicuramente lo renderà molto più bello e appassionante, perché ripeto, ci sono squadre impostate bene e il campionato è di buon livello, e i giocatori dei fuori buoni, e i migliori locali a questo punto direi pure in generale, perché nel caso dell'Orlandina la reputo un po' una società a parte, perché è proprio un laboratorio di talenti. Loro hanno una prima squadra importante che possiamo anche dire forse il principale riferimento nostro siciliano, no? Anche se ci sono tante altre belle realtà. Trapani, chiaramente, no, loro di base fanno una foresteria di talenti. Le altre società, vedo anche vecchi amici, vecchi giocatori, allenatori, le altre società lavorano, ecco, nel settore giovanile proprio locale, cittadino, o addirittura anche all'interno del quartiere cittadino. Quindi, mettendo tutto insieme, però, c'è un buon livello, si sta già vedendo un buon basket, e penso che andando avanti sarà molto bello, speriamo infatti. Lo speriamo tutti, chiaramente. Arriva una domanda del collega amico Roberto Quartarone, che però è per Franco di Dio, ma voglio farla dopo, quindi tienila in caldo, Robby, perché poi lo sentiamo. Visto che in queste settimane anche io, o un po' probabilmente, no, coach, lo dico a voi, battuto su questo discorso, non per voler fare un alibi, ma della poca preparazione, abbiamo la fortuna di avere un giocatore che è alle prese con questa preparazione un pochettino strana, che è appunto il nostro Gianluca Barbera, al quale chiedo le difficoltà di aver iniziato un campionato con probabilmente poche settimane di preparazione. Quali sono al momento? Le gambe, soprattutto a fine partita, riescono a rispondere agli impulsi del cervello, oppure ancora non è possibile farlo? Allora, noi, visto i risultati, le gambe non stanno rispondendo. La nostra situazione è un po' diversa rispetto magari a tante altre squadre, dove siamo tanti giocatori che lavoriamo, e quindi magari negli anni passati, facendo una preparazione, poi comunque mantenendo con 2-3 allenamenti la settimana, riuscivamo ad avere poi la domenica determinati risultati, cosa che quest'anno invece con questo tipo di preparazione non stiamo ottenendo. Appunto, infatti abbiamo fatto una media di 58 punti in 3 partite, non abbiamo mai superato i 60 punti, e questo ne è appunto la testimonianza che qualcosa non sta andando. Per fortuna in fase difensiva comunque stiamo riuscendo a tenere, però non basta, perché se si fanno meno di 60 punti le partite non si possono vincere. Sì, no, su questo poi chiaramente torneremo, perché purtroppo avete Gravina, e poi sicuramente, come ti dicevo, ne parleremo, in queste prime 3 giornate potremmo dire un po' il titolo, fa giocare male le avversarie, però non riesce in questo momento Sì, abbiamo il peggior attacco e la miglior difesa, sembra un paradosso, però... Perfetto. Ma d'altronde qualcuno più grande sicuramente di me diceva che i campionati si vincevano anche con le difese, si vendono i biglietti di attacchi, ma i campionati... Tralasciando questa battuta, andiamo a vedere invece cosa è accaduto nella seconda partita di questo terzo turno di C-Silver siciliana, quella tra Castanea e Just Mary Messina. Esordio casalingo stagionale per Castanea Basket sul parquet amico del Pala Ritiro, dopo che mercoledì c'era stato quello assoluto in campionato, vincente in trasferta ai danni dell'Orlandina Lab. Davanti ai padroni di casa di coach Frisenda, una delle capoliste, la Just Mary Messina di coach Beto Manzo, ne è venuto fuori un match imprevedibile dal finale a sorpresa. Subito 5-0 di parziale in apertura per il Castanea, con l'asse svedese Friberg Langren in luce. Gli ospiti rispondono con Vidakovic, ma è repentino un altro 6-0 casalingo, con coach Manzo costretto al
time out. Friberg dimostra grandi qualità fisiche e tecniche colpendo due volte dall'arco e con l'antisportivo di Budrys, Castanea si trova avanti di 14 dopo pochi minuti. In un primo quarto show per i padroni di casa vanno a segno Brusca, Vidakovic e Didio che quasi sulla sirena segna il 31-14 di fine primo quarto. Equilibrato il secondo parziale con gli ospiti che provano in tutti i modi a ridurre lo svantaggio, grande uscita dalla panchina di Commisso per il più 20 dei padroni di casa, ma ancora una volta Fernandez a togliere dagli impacci la Jasmeri, aiutando a confezionare un 11-0 di parziale che aggiusta le cose per gli ospiti. Castanese affida Landgren ricacciando indietro i giallorossi sul 41-26. Il match è dunque nuovamente in equilibrio, ma Castanea può godere dell'ottima rendita accumulata nei primi 10 andando a riposo 51-33. Cordaro sembra poter rimpinguare lo scarto in favore dei ragazzi di Frisenda, ma proprio da qui parte la rimonta degli ospiti. Emergono problemi di falli per i padroni di casa con la Jasmeri che piazza un 8-0 con Vucenovic, Fernandez e Vidakovic. I canestri di Budrys e Salvatico rispondono alla buona iniziativa di in entrata di Brusca e alla terza sirena il divario è pressoché dimezzato con il tabellone del pala ritiro che recita 66-55. Il serbatoio di Castanea è ormai in riserva quando inizia l'ultimo quarto di gioco con Schiavoni e Curro poco dopo, costretti anche loro a terminare anzitempo il match per falli. Fernandez dà la scarica ai suoi con le sue ormai brevettate penetrazioni a canestro, mentre Vidakovic chiude un altro 7-0 di parziale che riduce il vantaggio casalingo a soli 5 punti. Segna Landgren e Castanea torna a respirare, ma è ancora Fernandez da oltre l'arco a togliere ossigeno agli avversari. Landgren non molla, ma ormai il vento ha definitivamente riempito le vele della Jasmeri, che con Budrys pareggia e con Fernandez opera il sorpasso dalla lunetta. Didio, da capitano, si prende Castanea sulle spalle, pareggiando i conti a 1.30 dalla fine, ma è la giocata di Budrys per Vidakovic a chiudere il match quando mancano ormai appena 18 secondi sul cronometro. Fernandez archivia la sua prova sontuosa da 25 punti con i liberi che fissano il punteggio sul 75-80, che premia il carattere della Jasmeri e punisce eccessivamente. Una Castanea bella, bellissima, per tre quarti di gara. Abbiamo riassunto così la partita probabilmente più strana di questo terzo turno, quella appunto tra Castanea e Jasmeri Messina, Franco Didio, general manager Castanea. Cosa è successo? Nel senso che, come abbiamo visto e detto, la sua squadra ha fondamentalmente condotto anche sul piano del ritmo il match per praticamente 30 minuti o giù di lì. Poi c'è stato il ritorno della Jasmeri Messina, che stiamo imparando a conoscere come organico, sicuramente difficile da affrontare. Allora, ci sono più analisi. Partirei collegandomi all'ultimo discorso fatto tutti insieme sulla condizione. Avete appena detto per tre quarti, benissimo. La partita precedente, proprio contro Capo d'Orlando, siamo stati in campo per due quarti, nella successiva per tre quarti, e già questa è una prima analisi. Quindi che dimostra come siamo ancora indietro e non portiamo a fondo una partita, proprio per un discorso di condizione atletica e che poi si riflette in tutto. Io ho rivisto per l'ennesima volta le immagini e qualunque tecnico che va a vedere soprattutto l'ultima azione sulla rimessa degli avversari è da shock quell'errore, che in realtà è dovuto a mancanza di gambe e poi ad un assoluto blackout di lucidità su un cambio difensivo che non è stato fatto. I giocatori sono rimasti paralizzati a centrocampo. Ecco, il motivo di base è quel poco lavoro e quella poca condizione che ancora non consente di arrivare alla fine della partita. Detto ciò, però, devo anche dare tanto onore e merito agli avversari, perché comunque recuperare da 20 punti fuori casa, bisogna anche elogiarli, che oltre alla fortitudo, io ritengo che insieme a Gela questa sia una delle squadre più attrezzate in assoluto del campionato, e attrezzate da tutti i punti di vista, per dire anche nella direzione tecnica. Il secondo allenatore, un caro vecchio amico e avversario in campo, che è Pizzuto,
per dire, del secondo, vedo Manzo come primo allenatore, ho visto i giocatori che mi sono piaciuti tantissimo in tutti i ruoli, quindi ripeto, ho tanto onore all'avversario che ha recuperato e vinto la partita. Noi comunque abbiamo parecchio da recriminare, perché il mio carattere mi porta anche a non giustificare troppo. E ai miei tempi uno scarto del genere non si sciupava in casa. E la pallacanestro moderna è cambiata tanto, è migliorata senz'altro. Il tiro da 3 punti ormai è la base di quasi tutto il gioco, però ci sono anche mentalità nuove da parte dei giocatori che sono dei ragazzi, che sono giovani, per cui ecco, come in ogni cosa, come nell'età moderna, se vogliamo fare un'analisi sulla gioventù, i cosiddetti peccati di gioventù. C'è più superficialità, ecco, per cui in casa 20 punti di scarto, ripeto, è veramente un peccato lasciare 2 punti in campionato così nel proprio campo. Magari in una trasferta è ben diverso, perché ci sono tanti fattori, campo, eccetera, eccetera. Ma fatta questa analisi mia personale, i 20 punti li ritengo in ottica classifica imperdonabili da parte della nostra squadra. Però chiaramente bisogna recuperare, appunto, come dicevo prima, penso proprio che rispetto a quasi tutti gli altri, ora non so bene, ascoltavo le parole del capitano del Gravina, ma penso che noi siamo veramente indietro intanto e quindi bisognerà lavorare molto. Concludo però dicendo che il potenziale della squadra lo ritengo notevole, anche perché dare appunto 20 punti in 2 quarti e tenendo gli avversari ad un punto, noi abbiamo segnato tantissimo e abbiamo tenuto in difesa loro a un punteggio assurdo, quindi voglio dire, per 2 quarti il potenziale di questa squadra si è visto enormemente. Questo è evidente, si è visto sicuramente anche nelle sole. Chiaramente poi è arrivato questo crollo che però, ripeto, con critica personale, andava gestito per portarsi i 2 punti a casa. Ecco, questo è Qui più o Pietro mi ha meno. anche detto che comunque voi avete giocato in settimana il recupero della prima giornata, così come tra l'altro Orlandino ovviamente, e quindi c'è anche questo. Chiaramente bisogna, e mi fa piacere che l'hai sottolineato tu, dare comunque i giusti meriti a una Jasmine Messina che sta facendo davvero bene. Adesso a me dispiace perché ancora una volta vado da Coach Maganza che ha tenuto a battesimo in questo momento le due squadre che sono in testa alla classifica. Questa Jasmine Messina conferma nelle, secondo me, Coach, non so se siete d'accordo, individualità, la sua forza, cioè nel momento di difficoltà, nel momento appunto del bisogno, esce il Fernandes, esce il Budris, insomma, sono giocatori che comunque ti risolvono un pochettino. Sì, hanno delle grosse individualità, infatti come squadra si stanno creando. Alla fine, alla lunga, quando troveranno l'amalgama giusta, sarà una squadra, una delle prime squadre, l'ho sempre detto. Fernandez specialmente è una sorpresa, un ragazzo del 2002 che ha molto carattere. Contro di noi, infatti, è stato lui che ci ha vinto la partita alla fine. Burdis si conosce, oppure all'altro ragazzo, quello. Mi ricordo il nome, giocava già l'anno scorso con loro alla Pallacanestro Messina, che è un ottimo giocatore. In realtà ci sono tanti giovani che comunque vedo farà crescere sicuro. Insomma, come dicevamo prima, è un campionato che si prospetta sicuramente molto molto interessante. Vado alla domanda, vado a recuperare la domanda di Roberto Quartarone, proprio indirizzata a Franco Di Dio. C'è un bomber in giro che possa essere erede di Francesco Di Dio, mi pare tra i migliori marcatori siciliani anni 90-2000. Mi Non lo so. lusinga molto, erano altri tempi. Sinceramente ci sono dei talenti nettamente superiori, cioè la pallacanestro ha avuto un'evoluzione incredibile e
E devo dire che ho visto dei ragazzi in rapporto all'età, ma di gran lunga superiori e con potenzialità superiori. Noi vecchi giocatori avevamo una componente magari caratteriale, qualcosa che poteva darci sotto qualche aspetto un vantaggio, ma io sto vedendo dei talenti, li avete nominati adesso. Questi due ragazzi che io ho visto, ad esempio Fernandez e credo Ellis di Capodorlando, il rapporto all'età, veramente due ragazzi spettacolari, che mettendo da parte tutti i complimenti alle organizzazioni di gioco che ho già fatto, alle condizioni, però quando un 2002, 2003, perché qua stiamo parlando di queste annate, rilasciano la palla e la palla va sempre dentro, e alla fine quello è il talento naturale, perché non possiamo parlare neanche di un'età dove c'è stata una specializzazione. Il mio rammarico spesso è che molti giocatori, arrivato ad una soglia di età che può essere, non so, un 20 anni, allentano su allenamento, su perfezionamento, che invece è il momento dove i giocatori si specializzano nelle società importanti. Invece già noi vediamo in questi ragazzi così giovani una capacità balistica di fare canestro, che quello non è soltanto quanto si sono allenati, là è un talento naturale, cioè la Gianluca, profondità c'è poco. su questo discorso, Gianluca, volevo sentire la tua. È vero che in allenamento qualcuno, come diceva appunto il direttore di Dio, molla quando invece dovrebbe, parlo dell'età chiaramente, dovrebbe invece continuare a migliorare e a lavorare su se stesso? Purtroppo sì, purtroppo è vero, sì. Non hanno più la pazienza che c'era un po' ai tempi quando io giocavo con Cavazza, che adesso è il mio dirigente, che si spingevano, diciamo, per allenarci tutti i giorni, stare lì anche dopo l'allenamento a tirare. Adesso non vedono l'ora che finisce l'allenamento per andare a casa. Ma Alcuni, ovviamente, non tutti, per fortuna. alcuni. Domanda mia personale che mi interessa sempre molto, ma si picchiava più prima o più adesso? Più prima. Prima, quindi neanche si Sì. picchiava. Sì. Invece probabilmente coach servirebbe, coach Anzi, Brignone. adesso alla prima botta si lamentano pure. Sì, non lo so. Sì. Non so, coach Brignone, cosa ne pensa. Tu sei uno che vuole vedere incontri di box anche un pochettino in campo quando serve, scherziamo ovviamente. Diciamo che per fare un salto di qualità ai giocatori, soprattutto ai giovani, è necessario metterli sotto pressione, soprattutto fisica in campo, perché più sale il livello, chiaramente più l'aspetto fisico è determinante. Quindi niente, questo. In merito all'età, mi sento di dire che non posso, sul perché i ragazzi mollano a una certa età, secondo me una delle ragioni è che li consideriamo giovani per troppo tempo. Cioè, a 21 anni o sei giocatore o non lo sei, non puoi essere ancora giovane. E mi permetto anche di dire che secondo me quando prendiamo un giovane è giusto farlo giocare. Certo, Se no, non, questo. se prenderlo per riempire lo spot degli under, secondo me non si fa il bene del nostro movimento. Il bene del nostro movimento sta nel fare giocare i ragazzi. Andiamo a vedere, visto che ci stiamo dilungando, ma sono argomenti molto interessanti che vorrei sempre avere più tempo per trattare. Andiamo a vedere quello che invece è successo tra Svincolati Milazzo e Cus Catania. Ritorno a casa per la Svincolati Milazzo, ancora a secco in campionato dopo le sconfitte all'esordio con Jasmeri Messina 7 giorni fa in casa della Fortitudo davanti alla squadra di Coach Maganza, un Cus Catania che invece era reduce da 2 vittorie e 2 ottime prove contro Gela e Gravina. Padroni di casa che nonostante l'assenza di Alberione, Sofia e Molino partono forte e dopo 1 minuto e 30 di gioco vanno sul 4-0. Coach Guadalupi ci parla su con i suoi ragazzi, ma al rientro vede però Milazzo allungare grazie a Capitan Barbera sul 9-0. Pennisi prova a scuotere gli etnei
da oltre l'arco, ma Faticati ruba palle e allunga ancora. Il Cuscatania privo di Sacca prova nuovamente ad accorciare, ma il croato Roso prima ed una tripla di Piperno poi regalano a Milazzo un più 13, dal quale il Cus riesce finalmente a cavare qualcosa grazie allo faro, dimezzando lo svantaggio con il nuovo arrivo in casa Milazzo Iannello a firmare la tripla del 28-21, con la quale le due squadre mandano in archivio il primo quarto. L'uomo di giornata per un Cus è pieno di carte da poter giocare nonostante le assenze pesanti e lo faro, ma i padroni di casa non permettono ai cussini di avvicinarsi troppo, ricacciandoli indietro con Scozzaro. Una buona circolazione palle ed una giusta intensità permette agli svincolati di allungare ancora grazie alle triple di Varotta e Iannello. Pennisi trova il fondo della retina ancora da oltre i 6,75, ma è Roso, anche lui l'esordio tra gli svincolati, a farsi valere sotto canestro in entrambe le metà campo. Milazzo tocca anche il più 15, prendendo fiato solo alla fine del secondo periodo e facendo rientrare il Cus entro la singola cifra di svantaggio grazie allo faro e Corselli per il 51-42 di metà gara. Il Cus ha visto uno spiraglio nel ritmo gara degli avversari e l'occasione è di quelle da cogliere assolutamente. Il meno 5 ospite costringe coach Maganza ad un timeout che sveglia dal letargo Milazzo, sospinta da Faticati e Roso, ma soprattutto da Varotta, autore alla fine di una gara da 27 punti personali. Gli Etnei provano ancora a rispondere, ma non possono impedire ai padroni di casa di chiudere al 30esimo, avanti 6-9-5-7. Il match però non è ancora deciso, basta una scintilla per far divampare l'incendio e a darla sono due bombe consecutive di Cuccia che riportano il Cus ad appena due possessi di distanza. Tocca ancora a Varotta a scuotere i suoi, rimettendo distanza sul tabellone insieme a De Paoli. Ancora un calo di attenzione permette a Mazzoleni di rubare e appoggiare il canestro del meno 3 a un minuto dalla sirena. Una serie di liberi permettono a Milazzo di mantenere il vantaggio sino alla tripla tentata e fallita da Mazzoleni, che chiude il match sull'87-83, che sancisce la prima vittoria stagionale per la svincola di Milazzo. Top scorer per i padroni di casa, come detto, Varotta con 27 punti, a coach Guadalupi e al suo Cus non bastano i 22 di Lofaro. E dunque, prima gioia stagionale per svincolati Milazzo. Io guardavo, mi piace sempre molto quando vanno le immagini, anche vedere le reazioni che voi non potete vedere, ma che io vedo, dei nostri ospiti. Coach Maganza, che vedevi, ora non so se ho interpretato bene, coach, vedevi gli errori dei tuoi e ancora, diciamo, ti facevano arrabbiare, credevo che c'era qualcosa che non ti convinceva. Abbiamo visto un time out, insomma, in cui ti sei fatto sentire. Sì, perché alla fine ero molto incavolato perché, diciamo, una partita tranquilla sul più 17, abbiamo rischiato anche di perderla con molte palle perse. Cioè, avevamo comunque anche delle giustificazioni, perché fondamentalmente eravamo senza play, perché Alberioni ci manca da già da due partite, che non è una perdita. E aveva fatto un grandissimo esordio. Ecco, Faticati, che l'altro play è stato una settimana fermo, l'ho recuperato sabato, io rischiavo di far giocare il 2005 nella posizione di play ieri, e ero quasi tentato, non l'ho fatto e me ne rammarico, però dico, l'abbiamo gestita male alla fine. I ragazzi del Catania ci hanno messo poi l'intensità fisica che hanno e hanno recuperato tantissimo, poi considerando che siamo un roster che a settembre era partito con Modo, abbiamo cambiato 6 giocatori, di cui 3 nell'ultima settimana, lo straniero è arrivato venerdì, il primo letto l'ha fatto venerdì, Scozzaro e Iannello si allenano da una settimana, diciamo, il roster sta diventando importante, considerando che ci mancano ancora Iannello, cioè ci manca Alberione, Sofia e Molino, che erano fuori, 3 giocatori, che due dei quali da quintetto sicuro. Ecco, molto interessante, coach, l'inserimento di Roso in questo, nel tuo roster, perché ti può dare quel gioco interno che probabilmente nelle prime giornate era un po' mancato, sbaglio? Sì, Roso ci può dare tante cose. Intanto ancora è fuori condizione, si vede, ma è un giocatore molto intelligente, ho visto. Sa passare la palla benissimo e poi ci dà quell'intensità difensiva, perché trovarsi, quando scappa alla guardia, trovarsi uno di 2,5 che ti stoppa do qualsiasi cosa, è un vantaggio, cosa che prima non avevamo. Lui sa giocare sia interno che esterno, lui partiva dalla grande fino a qualche anno fa, ora è un po' sovrappeso e gioca un po' più sotto,
però in Croazia giocava l'ala grande, poi arriva l'ala Cirreale e ha cominciato a giocare sotto la netta. L'anno scorso a Foggia giocava in tutti e due ruoli, ala grande e pivot. E quindi insomma un roster che si è andato completando, e il discorso vale un po' per tutti, probabilmente i reali equilibri del campionato si vedranno fra qualche settimana. Gran partita, coach, di Varotta, che su più fronti è riuscito insomma a darti quello che serviva nel momento in cui serviva. Poi leggiamo qualche messaggio. Varotta ha molto cuore, ci ha messo molto carattere, che poi alla fine ha dovuto fare il play, la guardia, tutte cose lui, perché alla fine della partita, quando il Faticati ha avuto di nuovo un risentimento muscolare, l'ho dovuto lasciare in panchina. Varotta ha dovuto fare tutto lui a livello di regia, perché sì, ci sono delle guardie, ci sono dei ragazzi che hanno giocato anche bene, tipo Mirko De Paoli, come Marco Iannello, che sono ragazzi uno del 2000 e uno del 2001. Però Varotta poi ci ha dato quell'esperienza a prendersi la palla e non sbagliare tiri liberi, e alla fine con tanto cuore siamo riusciti a portare a casa questa partita. Liberi, coach, che hai fatto bene a ricordarlo, erano stati anche un pochettino il cruccio delle prime due giornate. Tanti errori, probabilmente proprio per quel discorso che facevamo, ossia che l'ossigenazione, no, in determinati momenti della partita ancora non arrivava, comincia ad arrivare. Ti scrive ancora Andrea Magri proprio su questa partita. Cuscatenia ha penalizzato dall'assenza di Sacca, ma Varotta è stato determinante. Abbiamo anche parlato dell'assenza, e l'ha fatto anche il coach Maganza, dell'assenza di Svincolati, ha detto che gli è piaciuto anche molto De Paoli. Volevo chiedere a Gianluca Barbera, che ha incontrato il Cuscatania. Cuscatania è una squadra, come abbiamo detto, giovane, che ti fa correre tanto e che ti porta anche probabilmente a volte a disunirti. Fanno questo gioco molto perimetrale, che ti fa correre tanto e magari poi ti fa anche sbagliare. Sì, allora noi contro il CUS abbiamo subito tantissimi contropiedi, 1-0, nonostante avevamo visto la partita contro Gela, dove avevano fatto 14 punti proprio così, cioè che proprio Sacca non tornava neanche in difesa e poi segnava 1-0. Infatti c'è molto rammarico anche per quella sconfitta. Abbiamo rammarico per tutte e tre le sconfitte, perché sono state tre partite abbastanza simili, giocate punto a punto e poi alla fine, l'ultimo quarto, non siamo riusciti a rimanere lì in partita. Sempre per lo stesso discorso, appunto, che probabilmente l'ossigeno alla fine, oltre che alle gambe, non arriva più al cervello l'ossigeno e non stiamo riuscendo poi ad avere gli ultimi 5 minuti come i nostri avversari. E allora io direi, sì, perdonami. Sì, no, dico, non esistono scuse, va bene che quest'anno non ci sono retrocessioni, però già da domenica a Gela, nonostante loro hanno un roster ovviamente di tutto rispetto e dove arriveranno sicuramente tra le prime tre, cercheremo di avere una reazione. Allora, Gianluca, guarda, andiamo a vedere proprio il vostro match contro la Golden Gold Messina che avete disputato in casa. La Golden Gold Messina riesce a sfatare il tabù Gravina andando a vincere 6-5-5-9 in casa dello Sport Club, costretto dunque a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale al termine di una gara tecnicamente nervosa e dal basso punteggio. I messinesi del duo Sidoti Paladina, reduci dalle cocenti sconfitte rimediate nelle prime due gare di campionato, hanno dovuto sudare per strappare i primi due punti stagionali. Avvio che vede primeggiare gli attacchi sulle difese con Messina più precisa dal campo e in generale autrice di un buon primo periodo chiuso in vantaggio 19-25. Irriconoscibile invece nel secondo periodo la Golden Gold, capace di mettere insieme appena 4 punti in 10 effettivi di gioco. Non fa meglio Gravina, che non ne approfitta, segnandone solo 11 e andando dunque a riposo in vantaggio 30-29. Maggiore equilibrio e una pallacanestro più godibile nel secondo tempo, spezzato alla fine del terzo parziale dalle bombe di Lorenzo Genovese a regalare agli ospiti il 58-53 al trentesimo e con gli ultimi 10 minuti ancora da disputare. Nel quarto finale Gravina tenta di rientrare, ma i giallorossi sono bravi a tenere a distanza gli etnei grazie ad un positivo Tartamella autore alla fine, di 9 punti conditi da 4 rimbalzi. Il match termina 6-5-5-9, regalando come detto il primo
primo successo a Messina, che può gioire anche dei 21 punti e 12 rimbalzi di Marco De Angelis. Per coach Giuseppe Marchesano e il suo Gravina ancora tanto da lavorare sotto l'aspetto fisico, così come per le altre compagini di questa C-Silver, ma che potrà ripartire dai 21 punti del solito Santonocito e dalle doppie cifre di Capitan Barbera e Florio. E dunque 59-65 con la vittoria della Golden Gold Messina, Sport Club Gravina, l'abbiamo detto, ancora purtroppo fermo a zero. Gianluca Barbera, capitano di Sport Club Gravina, una partita veramente strana. Le immagini non la raccontano bene, ma a un certo punto siete stati più volte a un possesso di distanza, o anche meno, in una partita sì, sì. Che è anche probabilmente difficile da commentare con quel secondo quarto che è finito in parziale 11-4 per voi. Esatto, sì. Sì, il secondo parziale infatti ci aveva dato un po' di fiducia, perché comunque venire da due sconfitte abbastanza simili, anche in settimana comunque vedevo qualcuno un po' che iniziava a essere scoraggiato, qualcuno dei piccoli. Finire il secondo quarto un punto avanti, già c'erano delle facce un poco più serene. Poi niente, siamo arrivati fino alla fine sul 58-59, abbiamo battezzato Tartamella da 3 dal centro, e sono stato proprio io, perché c'era Genovese sulla mia destra, dovevo scegliere o lui o Genovese, che certo. Ne aveva segnati già due di fila. È una pioggia scelto... di triple veramente. Sì, sì, no, quello che non segniamo più noi. abbiamo tirato 4 su 29 la prima da 3, 5 su 34 la seconda, e la terza 5 su 33 da 3, cosa che invece i nostri avversari non stanno facendo, perché loro hanno segnato credo 11 triple. Dici che questa cosa sta togliendo un po' di fiducia nello spogliatoio, proprio su questo aspetto del tiro da oltre l'arco? Sì, probabilmente sì, ma è appunto una questione di non avere le gambe degli anni passati, perché appunto essendo che siamo una squadra sì fatta di giovani, ma c'è anche qualche tra virgolette vecchietto come me, over 30, poi Santonocito 29 anni e comunque lavora, io lavoro anche, quindi facciamo 2 allenamenti / 3 la settimana, e non avendo fatto la preparazione come gli altri anni, cioè un mese e mezzo di preparazione fatta come si deve, adesso la domenica arriviamo con le gambe che non sono come gli anni passati, volente o nolente purtroppo. È chiaro, e questo... Ne avete parlato, penso, anche soprattutto dopo la partita... nel... Sì, 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 sì. Il nostro allenatore infatti è abbastanza seccato, però lui più di quello che sta facendo non può fare, perché le partite le sta preparando bene, e gli adattamenti sono giusti, subiamo pochi canestri, siamo forse la miglior difesa, e lui, poi se non facciamo canestro, quella è solo colpa certo. nostra. Certo. Posso fare quindi... una domanda? Assolutamente, prego. Senti, capitano, ti volevo chiedere una cosa. Voi negli ultimi anni siete stati quasi sempre più o meno lo stesso gruppo, no? Tu, Santonocito, sì. Spina. Quest'anno mi sembra di vedere che avete inserito a roster il dottore Spampinato. Sì. Giusto? Sì. Volevo chiederti, il suo apporto, secondo te, il suo contributo è stato maggiore dal punto di vista difensivo, offensivo o sul piano della simpatia? Allora, guarda, ti racconto tutta la storia mentre che ci siamo. Spampinato io 6 anni fa l'ho conosciuto, che abbiamo fatto un'amichevole contro Regalbuto. Sì. Finita questa amichevole, subito ho contattato il dirigente e ho detto: ma questo ragazzo è Regalbuto, che sta facendo? Era un 96 e noi avevamo una squadra 95-96 veramente buona. Ho detto: ma prendiamolo subito. Non appena l'abbiamo preso, credo che l'anno dopo o 2 anni dopo è venuto da voi. Sì, è stato a farsi qualche anno da voi, sì. Sì, e sì. Quest'estate il caso ha voluto che, andando a Sicilia Fashion Village, io con la mia compagna e mia figlia, l'ho incontrato alla Nike. Storie di mercato. Sì, okay. Detto: Vincenzo, ma quest'anno dove giochi? No, ancora, non lo so. Detto: ma vieni a Gravina di nuovo. È stato fondamentalmente, su questo Marchesano è contentissimo, perché le prime 2 partite ci ha dato un grande apporto offensivo soprattutto. Perché è stato l'unico che si è salvato nelle prime 2 partite, cosa che non ha fatto nella terza,
però in tutte e tre sicuramente da quando l'abbiamo preso la simpatia quella è sempre al primo posto. È un ragazzo eccezionale, eh? sì. No, ringrazio Coach Brignone, perché è venuto fuori un aneddoto di mercato che giornalisticamente a me fa molto piacere che sia venuto fuori, anche perché è una bella storia. Capitano, guarda, io ti tiro un po' sul morale, più che altro lo fanno i tuoi tifosi che ti mandano messaggi qui. Andreone Arena, Capitan Barbera con i cuori, Valeria, il mio capitano, ancora Valentina, scorso il nostro Capitan Barbera, e poi da buon moment breaker Roberto Quartanone ti fa la domanda sul tiro da tre, ma abbiamo già risposto, lui ovviamente fa il lavoro e lo fa divinamente, che è quello di giornalista. Sì, abbiamo già risposto a questa domanda. Sì, evitiamo di rifarla. Sì. Andiamo al momento che è più discusso di ogni nostra puntata, ossia la top 5. Ora, ci sono state tante polemiche sui social per la scorsa classifica. Io mi sono ravveduto e ho dato il mandato, visto che ognuno secondo me deve anche capire quali sono i propri limiti, a una giuria formata, non posso dire da chi, da giocatori barra ex giocatori che hanno deciso in mia vece questa nostra classifica. Per cui se avete qualcosa da dire prendetevela con loro, ma non potete sapere chi sono perché non vi ho detto il nome, per cui top 5 della terza giornata, le 5 migliori giocate di questo turno. Il blocco di Diop, il taglio di Vidagovic, il gran canestro. Qui un po' errore della difesa. E dunque plebiscito praticamente per la Fortitudo Messina, sarà contento Coach Brignone che ha dovuto subire 4 delle 5 migliori giocate di questo turno. A me a un certo punto, Coach, arrivavano, infatti ringrazio ancora una volta tutti gli addetti alla comunicazione di tutte le società che ci aiutano davvero tanto, aiutano me nella preparazione di ogni puntata, quindi li ringrazio ancora tanto. Mi scrivevano venerdì e schiacciata. A un certo punto io, da bravo giullare che sono, chiesto, ma che hanno abbassato i canestri, schiacciavano tutti praticamente. Coach, come la dobbiamo spiegare? Non lo so. Siamo bravi a esaltare gli attacchi avversari. Sì, anche in Citti l'8 su 9 l'abbiamo premiato con la quinta posizione. Andiamo velocemente allora a vedere il prossimo turno con gli impegni che vengono coinvolti pronto i nostri ospiti, per cui partiamo da Cus Catania Orlandina Lab, che si gioca sabato alle 19 appunto al Palacus, sempre sabato stesso orario, Fortitudo Messina Castanea, domenica invece alle 18 Melfas Gela Gravina e poi alle 18:30 Golden Gold Messina Svincolati riposerà la Just Mary Messina. Coach Brignone, parto proprio da te, Cus Catania. Che dirti? Ti devo dire che negli ultimi 3 anni abbiamo fatto quasi sempre forse la peggiore partita in casa del Cus Catania, quindi speriamo che quest'anno invece riusciamo a fornire una buona prestazione. Sono ragazzi che conosco abbastanza bene, hanno anche loro un gruppo affiatato già da qualche anno, quest'anno mi sembra hanno riportato a casa
alcuni giocatori che avevano dato ad altre squadre che probabilmente hanno fatto il campionato. Sono una squadra che ha talento, che può fare canestro da fuori con 4-5 giocatori, insomma, pericolosi. Direttore di Dio, Fortitudo Messina Castanea, altra trasferta contro, l'abbiamo detto, la squadra che in questo momento sta probabilmente facendo meglio insieme alla Jasmine di Messina. Eh sì, infatti, abbiamo infatti visto anche quest'ultima classifica che avete fatto piena di loro. Cioè, resta sempre un derby. Non so come l'hai vissuta, però magari, come si dice, Coach Brignone li ha fatti sfogare e con voi arrivano un attimino meno. Ma diciamo che sempre a metà, dai, dobbiamo anche dare onore a chi la mette dentro. 8/9 già di un giocatore non è una percentuale che vediamo così spesso nelle partite, quindi questo ragazzo ha una mano notevole. Però, tornando alla partita, innanzitutto sarà un derby cittadino, per cui più sentito del solito, quindi scattano magari fattori emotivi che possono dare una marcia in più o toglierla. E detto ciò, però, comincio anche a pensare che non ci siano più alibi. Venga e mi spiego. Preparazione magari un po' in ritardo, gruppo assemblato dopo, però terza partita di campionato, già in un campionato magari più corto devi cominciare anche a fare i conti con la classifica e quindi tenere conto che hai già lasciato 2 punti in casa, quindi direi che bisogna giocarsela e andare là per tentare di vincere, anche perché un derby giochi nella tua città, quindi bisogna mettere tutto e il massimo per portare a casa i 2 punti. Ci proveremo sicuramente. Sicuramente questa sera hai trasmesso la grande fame che c'è in casa Castanea, per cui ci aspettiamo tutti quanti una bellissima partita da seguire come sempre in diretta, perché dobbiamo ringraziare tutte le società, e lo faccio anche in questo momento con voi in rappresentanza, perché danno l'opportunità ai tifosi e non solo di seguire le partite, non si può dal palazzetto, ma di seguirle sui social con le dirette sulle TV che si occupano, che ringraziamo, di trasmettere questa bellissima Serie C Silver. Gianluca Barbera, si va a Gela, si va a Gela. Forse ancora da scoprire, ma che ha già fatto vedere qualcosa nelle prime giornate. Sì. Allora, l'augurio è che giocano come hanno giocato contro il Cusso, ovviamente. Perché contro la partita contro Basket School Messina hanno tirato veramente con percentuali di tutto rispetto. Noi, ovviamente, in settimana lavoreremo come sempre, preparando la partita nel miglior modo possibile. E cercheremo di vendere cara la pelle, nonostante ovviamente sappiamo che stiamo andando in un campo difficile, in una squadra completa sotto ogni reparto, ma un po' come tutte, perché io ho visto più o meno tutte le partite, anche le squadre che ancora non dobbiamo incontrare, e sono tutte le squadre quest'anno abbastanza complete. Quando c'era il campionato di 16 squadre la trovavi sempre quella squadra che era un po' più debole, qualche partita un po' più facile. E invece quest'anno sono tutte belle partite, tutte equilibrate, e sarà veramente un bel campionato. Speriamo di iniziare noi da domenica. Speriamo chiaramente che per il campionato, io lo sai, non posso, vorrei vinceste tutte, ma non si può, sì, perché il regolamento lo dice chiaramente. Coach Maganza, si va al Palamili per la Svincolati Milazzo contro una Golden Gold Messina che ha colto la prima vittoria e che abbiamo visto, insomma, ha grande fame anche loro. Voi però l'appetito vi è mangiando, diciamo, volete continuare, immagino. E noi comunque andremo a giocare a cela con tutti, almeno con lo spirito. Poi in campo le altre squadre dovranno dimostrare di essere più forti. Comunque Golden Gold Messina, secondo me, insieme a Gela, una delle squadre più forti del campionato, anche perché sono ben preparati da Pippo Sidoti, senza che negli altri miei colleghi se ne vogliono, però secondo me è il miglior allenatore che c'è in questa Serie C. Infatti qualche anno fa, quando io allenavo a Spadafora, dovevo prendere un giocatore e vincere il campionato, andavo a prendere giocatori creati da lui.
è una squadra abbastanza compatta e ben preparata. Sarà dura andare a giocare al Palamidi. Riposa la Josmary Messina, che dunque si dovrà fermare, fermata dal calendario. Io ringrazio veramente tutti voi per essere stati con noi stasera. Grazie a coach Enzo Brignone. Grazie mille a direttore e generale manager del Castanera Franco Di Dio. Grazie a Gianluca Barbera, capitano del Club Gravina. Grazie mille, buona serata. Allenatore svincolati Milazzo. Grazie a tutti voi per averci seguito anche questo lunedì. Serie C, C-Silver Sicilia Live torna lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre qui sulla pagina del Comitato Regionale FIP Sicilia, sperando ancora una volta di stare con noi per parlare di questa bella Serie C che è cominciata con i botti che speravamo e che proseguirà sicuramente meglio. Grazie mille, buona serata, arrivederci. Ciao. Grazie a voi.